più 8, meno 16. 8 sono i punti di vantaggio sulla zona play-out dopo gli incontri della prima giornata di ritorno, 16 sono quelli che mancano invece, secondo Nunzio Zavettieri, per mettersi al riparo da qualsiasi rischio e centrare la conferma della categoria professionistica. Non parla di play-off dunque il tecnico del Bisceglie, non lo ha mai fatto l'allenatore dei nerazzurri e molto probabilmente mai lo farà, sino a quando non sarà raggiunta la quota utile, quella dei 42 punti, per brindare alla salvezza in Serie C. L'attuale classifica, dopo la convincente vittoria interna contro la Paganese, parla però di un Bisceglie nono con gli stessi punti 26 del Cosenza. Se il campionato fosse finito sabato scorso dunque, i nerazzurri parteciperebbero agli spareggi promozione. So solo che ci mancano 16 punti all'obiettivo, quindi non voglio guardare né avanti né dietro, ma solo guardare il nostro percorso, sapendo che il campionato è molto difficile, sapendo che adesso, dopo il 30, cambierà tutto e sapendo che per Bisceglie la salvezza rappresenta veramente qualcosa di importantissimo. E sotto questo punto di vista voglio ribadire il fatto di stare uniti, coesi, perché non si possono vincere tutte le partite, non si possono dominare tutte le partite e quando ci sono i momenti di difficoltà sarei più contento che il pubblico stesse più vicino a questi ragazzi invece di criticarli. Predica umiltà e profilo basso Zavettieri. Il campionato, d'altronde, è ancora molto lungo con 18 giornate da disputare e 17 gare ancora da giocare. Il Bisceglie è chiamato ora a migliorare il proprio rendimento anche lontano dal Gustavo Ventura. All'orizzonte, infatti, ci sono 3 partite esterne consecutive. La prima sabato prossimo contro la Virtus Francavilla. Fischio d'inizio al Fanuzzi di Brindisi previsto per il derby alle ore 18:30. Dopo la sosta post-Capodanno, il turno di riposo, poi i nerazzurri se la vedranno nell'ordine contro Catanzaro il 28 gennaio e Sicula Leonzo il 4 febbraio. Adesso abbiamo 3 trasferte consecutive e ci vorrà uno spirito e un atteggiamento di squadra diverso, poi già in settimana parlerò con i ragazzi, perché man mano che si andrà avanti attaccarsi al risultato e ai punti sarà fondamentale.